Con Andrea Berardinelli ci troviamo in Via Madonna degli Angeli a Chieti, all'interno della casa di Jeffrey Rosado Guzman, giovane dominicano di 23 anni che il 10 aprile scorso ha rischiato di morire perché è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in Piazza Salotto a Pescara. È stato raggiunto da 5 colpi di pistola e da 7 mesi si trova in ospedale per la riabilitazione, non riesce più a camminare. A Natale potrà tornare in questa casa, la madre Melanie lo aspetta, ma questo piccolo appartamento, troppo piccolo per ospitare 6 persone, ma soprattutto per accogliere Jeffrey che tornerà su una sedia a rotelle, lui non può più camminare, ha problemi gravi di deambulazione. Melanie, quale appello vuole fare al sindaco Diego Ferrara? Lo che io le voglio dire al sindaco è se mi potrebbe dare un aiuto, diciamo anche per l'appartamento, perché prima noi stavamo meglio, perché lavoravamo tutti, stavano tutti fuori, entravamo solo a dormire. Adesso che stiamo lavorando poco, io perché non, la situazione di Jeffrey non mi permette di tenere un lavoro di 8 ore, una nipotina che tengo di 14 mesi, mia figlia che sta anche studiando, devo stare sempre qua a casa. E la casa è molto piccola. Io le ringrazio se lui mi daria una mano in questa situazione. L'unica cosa che posso dirle per adesso, sono contenta che Jeffrey arriva. Mi dispiace tanto che arriva in questa condizione, però ringrazio a Gesù Cristo che arriva, diciamo, bene, perché è vivo. Se non era stato vivo, ma anche non potrei arrivare. Lei si reca ogni giorno a Sulmona, nella struttura nella quale Jeffrey si trova attualmente, viene curato, si sottopone ogni giorno alla fisioterapia per la riabilitazione. Vi siete sentiti anche poco fa, cosa ha detto Jeffrey? Tutti i giorni io vado là, non l'ho lasciato mai da solo, perché la situazione di lui deve stare sempre con una persona che le sta dietro, per non dare molto tempo a pensare di quello. Lui fa 6 ore di riabilitazione della mattina a pranzo e dopo ritorna fino alle 4 a fare la riabilitazione. Dopo, quando finisce l'ultima riabilitazione, che è alle 4, io arrivo e si fa 2 ore con me, sempre là. Ad accogliere le telecamere di Rete 8 con la mamma Melanie anche l'amica di famiglia Marisol Marte, che sta organizzando una messa nella chiesa di San Domenico e una grande festa in onore di Jeffrey per il prossimo 11 dicembre a Chieti. E intanto Federico Pecorale, 29enne originario di Montesilvano ma residente in Svizzera, in carcere a Viterbo con l'accusa di tentato omicidio, ha scelto il rito abbreviato. In caso di condanna potrà beneficiare della riduzione di un terzo della pena e nell'udienza del prossimo 2 febbraio il giudice per le udienze preliminari Nicola Colantonio dovrà decidere se giudicare subito l'imputato oppure concedergli la perizia psichiatrica richiesta dal suo avvocato Sandro Marcheselli del Foro di Latina. Pecorale, come si ricorderà, è stato arrestato dalla polizia mentre percorreva l'autostrada A14 a bordo di un taxi con il quale stava tornando in Svizzera.